Europa-Siren ha battuto in casa dalla Grate 95, che con un'altra vittoria di misura porta a casa i 3 punti la terza vittoria consecutiva, ospiti a punteggio pieno in campionato. E ora uno sguardo a tutte le altre gare della giornata. Primi 3 punti in campionato per l'AV Strezzano, che batte per 2-1 la Bulfara, ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. Decisivi Palotta e Manfrini. Primo successo anche per la nuova Junior Vis, che si impone per 3-2 sulla vecchia Desio. Barni, Meregalli e Carminati rispondono a Inzitari e Riboldi. Primiera non si ferma e, come un rullo compressore, stende anche l'Atletico Vittoria. 4 le reti segnate dagli ospiti, che permettono ai biancorossi di salire a quota 9 in classifica. Cavalcanti sempre più ultima e sempre più in basso. I locali perdono clamorosamente per 8-1 nella sfida interna con il Real Mazzino. Prima vittoria in campionato per gli ospiti. Primo KO stagionale per l'LTP, che perde in malo modo per 5-1 contro Santa Chiara e Francesco. Gli ospiti sono la vera sorpresa del campionato. Sono momentaneamente al primo posto, con il miglior attacco e la miglior difesa. Secco 3-0 della Longobarda sul campo dell'Atletico Pregnana, con gli ospiti sempre in dominio e mai in sofferenza. A segno Collu, Santoiemma e Patruno. Passiamo alla classifica marcatori. Primo posto occupato da Garlaschelli, con 5 reti, seguito da Buonanno e Graziano, a 4. Nella migliore giocatore spiccano De Iumobi, Barni e Arminio a 1. Chiudiamo con la classifica generale. Tre squadre a 9 guidano la classifica e nell'ordine di piazzamento sono Santa Chiara Francesco, Primiera e Agrate 95. In fondo gruppo 17 Zanzari, Atletico Pregnana a 1 e fanalino di coda a 0 Cavalcanti.